il disegno dei 5 Stelle è far vincere la destra qui in Lazio rompendo l'alleanza, in Lombardia alleandosi col PD e quindi dando il colpo di grazia al Partito Democratico Lombardo. Allora, Luca Sommi, i 5 Stelle puntano a far vincere i candidati del centrodestra perché così possono capitalizzare il grande consenso che i sondaggi gli attribuiscono come seconda forza tra quelle scelte tra l'elettorato e quindi prima forza dell'opposizione. No, non credo. Sono d'accordo con la Meri, l'analisi è giusta, molto giusta. È molto bizzarro che il Partito Democratico si faccia nel Lazio imporre, diciamo, o scegliere il candidato da Calenda. E in Lombardia invece decide di fare alleanza con il Movimento 5 Stelle. Si vede che è un partito totalmente allo sbando. Credo che vincerà sia nel Lazio sia in Lombardia il centrodestra in virtù del fatto che il centrosinistra è rotto, come sempre. Alle elezioni politiche è vero che poi non si può fare la sommatoria delle percentuali perché poi sono dinamiche completamente diverse, però il centrosinistra non ha preso meno voti del centrodestra, eppure ha perso perché non ha corso per i fatti suoi, mentre il centrodestra è capacissimo di compattarsi. Si è visto bene come Giorgia Meloni sia riuscita a fare un incontro nel quale ha elogiato Silvio Berlusconi come miglior ministro degli esteri della storia, ha strizzato l'occhio sulle autonomie differenziate della Lega senza tirar fuori il presidenzialismo. Insomma, il centrodestra è molto capace in campagna elettorale di farsi vedere coeso e compatto. Poi non si sopportano, hanno idee diversissime, hanno estrazioni culturali totalmente diverse. Silvio Berlusconi diceva a proposito dell'Ucraina che il suo amico Putin voleva spodestare il governo di Zelensky per metterci delle brave persone. Non credo che Mollicone sia d'accordo con questo. Sono punti di vista diversi, ci sono anche cose personali, però loro sono bravi in campagna elettorale di farsi vedere uniti e vanno a vincere le elezioni. Centrosinistra non è bravo neanche di farsi vedere fintamente unito e le perde Allora, quasi ovunque. in un tweet, Sommi, la possibile vittoria dei due candidati di centrodestra affiancata ad un successo clamoroso di Fratelli d'Italia cementerà la coalizione di governo o rischia di indebolirla? Beh, se come dicono i sondaggi la Meloni doppierà sia Salvini sia Meloni, potrebbero nascere un po' di problemi. Detto questo, questo governo durerà 5 anni, non c'è dubbio. Mollicone, che è persona equilibrata e di capacità d'analisi, però è affetto da propagandismo, nel senso che è membro di Siamo in un campagna partito, quindi deve elettorale. fare. Glielo Sì, dobbiamo in campagna riconoscendo, elettorale. fino a domani. No, perché dire della sanità laziale senza parlare della sanità lombarda non è No. corretto sotto il È profilo stato di onestà fatto notare. intellettuale. Allora, la Certo. sanità lombarda, che è Formigoni, che ieri ha ricevuto un applauso quando è stato evocato dalla coalizione, ha ricevuto un Sì. applauso perché ha modernizzato la Lombardia, ha raso al suolo la medicina territoriale, ha fatto l'equiparazione tra sanità pubblica e sanità Quello che ha privata fatto il centrosinistra qui nel Lazio. e Allora. soprattutto è stato condannato per corruzione, non dimentichiamocelo mai. Vabbè, noi lo Ecco, avevamo parlare della ospite, cosa nostro lombarda mi ospite sembra ieri per un po'. fare Sommi, l'analista delle parlaci di Arcuri elezioni allora. lombarde e questi, i suoi Io guai non devo parlare di giudiziari li nessuno, io abbiamo non faccio parte in tutta la. ricordati.